Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana, curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'aula di Palazzo del Pegaso è tornata a riunirsi. Tra i provvedimenti approvati, all'unanimità è passata la modifica alla normativa regionale che determina i limiti massimi del costo di interventi per l'edilizia residenziale pubblica. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità, con 34 voti a favore, la modifica della legge regionale 77 del 1998 che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica. A illustrare il provvedimento in aula il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Enrico Sostegni. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando. Eh, anzi, si sono bloccati in tante parti eh, perché, eh, per gli ERP, c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni che è stabilito da un decreto ministeriale che la, eh, la giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno eh, troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori, rallentando l'adeguamento di alloggi. Earpen: noi sappiamo quanto sia importante eh, la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può, eh, ovviamente, rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994, ma qualora vi è un aumento dei prezzi, può usare come limite massimo il preziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. La normativa nazionale stabilisce che le regioni provvedano a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata e ha recentemente disposto che le regioni provvedano all'aggiornamento anche infraannuale dei rispettivi prezzari dei lavori. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi e dei materiali da costruzione dei prodotti energetici. Tali previsioni confermano l'obbligatorietà dell'applicazione del prezzario regionale ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni, determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi. La proposta di legge interviene per dare coerenza ed omogeneità al sistema di norme che regolano il tema in oggetto in quanto il rispetto dei limiti di costo non risulta essere sempre compatibile con l'applicazione del prezzario regionale aggiornato. Siamo sostanzialmente favorevoli, dobbiamo anche lì comunque fare delle, eccepire alcune cose, in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il denaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime eh, altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere eh, rimessi in sesto. Ecco. L'aumento del costo delle materie prime e non soltanto che è avvenuto in questi mesi è sotto gli occhi di tutti, questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia residenziale pubblica e quindi era giusto che la regione, anche la regione Toscana intervenisse cambiando le eh, regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto eh, delle materie prime in ambito ERP, quindi abbiamo eh, in maniera convinta votato a favore di questo adeguamento normativo che fa sì che anche in Regione Toscana si stia pa al passo coi tempi e si stia dentro un contesto attuale che è un contesto ahimè da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. La rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto, il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti, ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione, ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo, come è stato denunciato anche da Sunia CGL a gennaio, sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione. In questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti, l'organo legislativo ha poi respinto la proposta di risoluzione per la riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza territoriale ospedaliero. Il Consiglio regionale ha respinto una proposta di risoluzione in merito alla riorganizzazione del servizio di emergenza, urgenza territoriale e ospedaliero, firmata dai consiglieri Diego Petrucci, Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi. I voti contrari sono stati 20, 10 i favorevoli, 1 astenuto. Bezzini dovrebbe dimettersi, dovrebbe prendere atto di una situazione eh, drammatica che Ogni giorno è sconvolta da una nuova vicenda. Abbiamo avuto eh, pochi giorni fa la vicenda del direttore generale di Careggi, non è ancora finita l'eco di quella vicenda lì che eh, ora eh, entra nell'attualità la vicenda del Maier, ovvero direttori generali che vengono eh, in qualche modo eh, messi nelle condizioni di dover lasciare da interventi della magistratura. In tutto questo l'assessore bezzini non solo non risolve i casi di emergenza-urgenza, non solo non Risolve le problematiche legate ai medici. Non solo non riesce a dare risposta rispetto alle liste d'attesa che hanno eh, voglio dire eh, eh, i eh, riscontri che abbiamo visto, ovvero le liste chiuse, le liste bloccate, eccetera, eccetera, ma non riesce nemmeno a esercitare una funzione di controllo rispetto agli scandali che ci sono in ambito sanitario. Noi lo denunciamo da anni, da mesi, il sottoscritto. Le carriere dei medici sono troppo spesso eh, in qualche modo intrecciate. Con le carriere dei politici e adesso le indagini che fanno la magistratura mettono allo scoperto quello che noi diciamo. Noi pensiamo che Bezzini abbia fallito da tutti i punti di vista e che debba fare un passo indietro. La proposta di risoluzione, molto articolata, prevedeva una serie di correttivi e novità nell'ottica di proporre soluzioni concrete. Tra le molte proposte, la richiesta di mettere in sicurezza dalle aggressioni il personale del pronto soccorso, prevedendo una guardia armata all'interno delle strutture. Un supporto psicologico costante agli operatori, incentivi professionali, l'esenzione per gli over 60 dai turni di guardia e reperibilità notturna, incentivi agli studenti che si iscrivono alle specializzazioni in emergenza-urgenza. Abbiamo deciso di investire risorse e di darci un metodo per abbattere le liste d'attesa, non solo, anche nella governance. Ogni azienda avrà un manager responsabile che potrà dire che queste risorse eh, possono essere attivate per abbattere la lista d'attesa eh, nelle visite specialistiche ambulatoriali di oculistica che appaiono particolarmente, dico a caso naturalmente, eh, lunghe rispetto a quella diagnostica per cui eh, Certe diciamo, eh, analisi che vengono richieste eh, in quello o in quell'altro settore appaiono altrettanto lunghe. Eh, quindi, risorse per poter attivare medici e diagnostica ad abbattere le liste d'attesa e una sorta di figura manageriale di coordinamento che possa orientare queste risorse in quel settore o in quell'altro perché complessivamente vi sia una risposta più ve veloce ai bisogni dei cittadini. Si va a a prendere una nuova figura che sarà il supervisore delle liste d'attesa che Sarà soltanto la persona al quale verrà atterrata la giacca per dire qual è la posizione, qual è la situazione e come, e come si può rimediare. Credo che non sia la soluzione. La soluzione è quella che noi abbiamo ascoltato perché siamo andati sul territorio, siamo andati in tutti gli ospedali e tutti ci hanno chiesto i posti letto. Non ci sono i posti letto, ci è stato richiesto appunto da tutti i direttori che. Eh, la disponibilità di ogni reparto di almeno due posti letti da lasciare liberi per quelli che escono dal pronto soccorso. Questi non ci sono, le difficoltà sono nel, nel, nel far ritornare a casa i pazienti dai reparti per lasciare liberi i posti da quelli che entrano invece nel pronto soccorso. Il Consiglio regionale ha patrocinato un evento, il Florence Korea Film Festival che si è tenuto all'interno eh, del teatro La Compagnia e che ha visto ospite d'eccezione un eh, regista premio Oscar per il arcinoto titolo eh, Parasite Bon John Who il quale ha ricevuto il massimo riconoscimento della regione toscana. Ma cos'è? Disinfestano? Chiudi la finestra. Lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis. Dio, che puzza! Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi. Stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno. Il suo film Parasite è passato alla storia del cinema per essere stato il primo titolo non in lingua inglese a vincere anche l'Oscar come miglior film in assoluto. Da quel momento, Bon Joon Hoo. È considerato uno degli autori più importanti del panorama cinematografico mondiale, ospite d'eccezione del Florence Korea Film Festival a Firenze, il regista coreano è stato premiato con il Pegaso della regione toscana al Teatro La Compagnia. Questo è il simbolo della regione toscana. Sono davvero orgoglioso di poter conoscere e dare il benvenuto in Toscana a Bong Joon-ho, uno dei registi più importanti al mondo. Attraverso il suo cinema ci pone tante domande, pone tante domande anche alle istituzioni e credo che il nostro compito oggi sia quello anche di mostrargli quanto è bella la Toscana. I nostri borghi sono set cinematografici a cielo aperto, sono luoghi incantevoli in cui poter girare le scene più belle al mondo e spero che questo connubio insieme al Corea Film Festival possa continuare e possa portare il nome della Toscana anche fuori dai nostri confini e possa far conoscere ancora di più quanta bellezza ci sia nel cinema coreano. Dal 2010, che l'ultima volta che è venuto a Firenze e abbiamo organizzato la sua retrospettiva. Finalmente ha accettato il mio invito eh, di venire a Firenze nuovamente e di partecipare a questo punto eh, una masterclass dove lui possa incontrare il pubblico nuovamente dopo i numere numerevoli successi che ha avuto. E quindi sono felice che eh, questa volta è venuto anche con la moglie e quindi di assaporare il pubblico italiano. Psycho di Hitchcock e ladre di biciclette di De Sica nella sua masterclass ha confessato che queste sono le pellicole di formazione. La denuncia politico-sociale di Petre e Bellocchi rappresentano poi l'ispirazione. Nella colonna sonora di Parasite tra l'altro c'è anche In Ginocchio da te come riferimento alla musica italiana, ma Bon John Wu non esclude di tornare nel bel paese, magari in Toscana, per girare il suo prossimo film. Ma io sono molto orgoglioso perché con Riccardo Gelli questo festival l'abbiamo concepito più di vent'anni fa. Io allora ero l'assessore alle relazioni internazionali del Comune di Firenze e allora dovevamo inventarci il modo per trovare sale e vivere questa atmosfera del festival. Oggi sono tutti gli altri che vengono a questo festival perché il festival coreano, il Korean Film Festival rappresenta un punto di riferimento in Italia e in Europa perché il cinema coreano sta andando per la maggiore, sta suscitando molto richiamo. Tant'è vero tre premi Oscar per Bong Joon-ho. L'artista regista eh, Parasite è forse il film più famoso, ma è l'espressione di un cinema coreano che ormai sta facendo molta breccia e interesse in Occidente e soprattutto qua in Italia. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima settimana.